perché la Super Bowl state veramente aprendo come dire, le cronache in ogni dove, a giornali, siti, telegiornali, tribune politiche, le chiamo in questo senso perché ormai non si chiamano più tribune politiche, ma sono i talk di informazione dove si discute di questa Superlega, un calcio che è ormai parte totale, è una proiezione di quello che è la società. Per cui consentitemi una piccola digressione ieri è stato, come dire, è stata una notizia improvvisa che stranamente è uscita così, senza che nessun super giornalista, ne siamo pieni, che insomma danno anticipazioni su arrivi di allenatori fenomenali, su cambi di squadra, su agenti, anticipasse tanto così. Non è una cretinata, no? Questa mi sembra di capire, però nessuno ha detto casualmente, guardate che forse fra una settimana arriva un annuncio importante, la Superlega, come l'NBA, il Super Bowl. Nessuno l'ha detto, strano, io qui già mi farei la prima domanda. La seconda, poi entriamo maggiormente nel merito perché Ezio Valletta e Daniel Pisani nella prima parte, ma Ezio se ce la fa rimane anche nella seconda perché poi arrivano altri due ospiti. Ezio ce la fa, ce la Ce la fa. fa, ce la fa, ce la fa. Daniel, come stai intanto? Perché poi continuo con lo sproloquio. Tutto bene, Bene, Massimo, un piacere ritrovare te, un piacere ritrovare Ezio in un periodo in cui, come ho scritto sul mio social, la chiacchiera assordante diventa magia verbale, quindi Sì, ci proveremo. sarebbe meglio stare un po' più zitti in alcuni momenti. Come hanno fatto tutti questi super giornalisti? Non c'è nessuno che ha detto ho una notizia bomba e adesso vi dico cosa succede. Stranamente nulla, però facciamo un'analisi di quella che è la paludata. Il paludato campionato italiano, no? Figlio di conventicole dove si giostrano sempre i soliti nomi più o meno noti. Perché fra campionati italiani, Champions League, Coppa dei Campioni, la torta è importante perché, come dire, perché ci bagna il naso, no? Cioè ci sono soldi importanti. Mi sposto su quello che è il tema diritti televisivi. Schi, li ha persi. Ma sì, perdiamo i diritti televisivi. Li diamo un po' a DAZN. Non importa. E già uno dice, ma com'è sta storia? Che questi qui perdono i diritti della Serie A una parte, perché poi anche lì non si capisce bene che cosa sia successo, e non fa niente. Dice, a pensar male. Come sarà la prossima volta? Tranne, io ho fatto la prova, ho chiamato e quelli di Ski. No, non vi preoccupate, perché ci saranno novità importanti. Io mi sono chiesto quali. Mi dai tutta la serie di Rocco Siffredi? Battute a parte, quali? Ramba? Non sono appassionato di questo genere, per cui non riuscivo a capire le novità. E poi sbuccia così, sbuca la Super League, la Superlega. È probabilmente un annetto che vanno avanti, no? Però non si sapeva niente. E gli 007 giornalisti con le fonti non sono riusciti ad anticipare nulla. A parte Insomma, che, ecco. no, adesso arrivo, a parte le castronerie micidiali sull'arrivo di allenatori, di altro, roba sicura, lo dico io, No, ma vedi Massimo, sai qual è la con le mie questione? fonti, La questione del giornalista sì. in generale a cui tu fai riferimento. Questo Super giornalista. attesta una volta di più, attesta una volta di più. Ora, premesso il fatto che della Superlega io so da anni, ovviamente non potevo sapere che sarebbe stata annunciata domenica sera, perché come tu ben sai, c'è una reazione avversa nei miei confronti e nei confronti di chiunque osi scostarsi dalla narrazione mainstream. Ma quello che Esatto. sorprende e che dovrebbe far riflettere è che tutta la pletora di giornalisti umettanatiche, gente con la lingua usurata e consunta per difendere l'indifendibile negli anni non è stata fatta parte di questa Porca informazione. miseria. Su,
Super League, che peraltro lo chiariamo a beneficio di qualche inclita, ma soprattutto degli ignavi, non è poi tutta questa novità, perché già Giampiero Boniperti, qualcuno si ricorderà bene di chi sto parlando, vagheggiava all'epoca, alla sua epoca chiaramente, di un supercampionato europeo. Lo stesso Silvio Berlusconi in anni successivi si fece propugnatore di una selezione più accorta e remunerativa dei partecipanti alla massima competizione europea. Tra gli umili, da anni sostengo questo tipo di necessità. Perché nessuno più esce di casa vestito di pelli e con la clava in mano per andare a uccidere qualcosa da mangiare, nessuno più accende il fuoco con le pietre focaie, il mondo è andato avanti, si è evoluto. Quello che molti ignorano, o volutamente o artatamente, è che esistono fior di analisi che raccontano come l'essere umano da 0 a 35 anni sia sempre più disinteressato alla pratica sportiva definita football, che l'uomo da 0, l'uomo in senso essere umano, naturalmente comprendo anche le signore, da 0 a 35 anni guarda sempre meno la televisione, a parte i decelebrati che si consegnano mani e piedi all'Isola dei Famosi, ai Grandi Fratelli e a tutte quelle menate. I ragazzini sono sostanzialmente e completamente protesi all'utilizzo di altre piattaforme dove giocano al calcio, su PlayStation, e a quale tipo di calcio giocano? Mettono insieme delle squadre e del tutto dimentichi di ogni sensazione di appartenenza ad una certa città. Squadre che non sono la Real Pedemontana o l'Atletico Valligiana, ma squadre che catturano la loro emozione e la loro fantasia e la loro voglia di immedesimarsi Nei nelle campioni, gesta nelle di gesta, sì. certi campioni. Quindi questa mossa, a prescindere, chiedo scusa, un poco, un attimo e poi lascio parola. No, figurati, vai a finire. Questa mossa che è stata accelerata dalla pandemia, che ovviamente ha aggravato la situazione economica, era comunque studiata da anni, non è stata studiata davanti a una fetta di pane e salame a un bicchiere di vino domenica Esattamente. sera, è volta a recuperare al calcio reale tutta una serie di generazioni che altrimenti il calcio perderebbe a beneficio di altri sport. Perché questo è. Dopodiché la canizza che si è scatenata con tutti questi innocenti che cascano dal pero e che adesso vogliono far passare UEFA e FIFA come dell'ONLUS, delle associazioni filantropiche che fino a ieri elargivano denaro con Ceferin e Infantino sugli spalti a distribuire zucchero filato ai bambini, è quantomeno ripugnante. Perché tutti sapevano tutto da anni. E allora questo clamore è un altro teatrino sapientemente architettato, perché tanto più è grande il rumore, quanto sarà lauta e congrua la mancetta per l'appartenenza a un certo tipo di sistema, che proprio le prefiche e i farisei più efferati di questo momento stanno chiedendo con una mano asciugandosi l'occhio sinistro, ma con il palmo destro rivolto nella questua. Allora, questa è l'opinione di Ezio. Finisco un attimo quello che avevo cominciato, poi sentiamo naturalmente anche Daniel. Però non ricordo dove ero arrivato. Però, al di là del fatto che nessuno sapeva niente, forse, non sono stati messi a parte alcuni giornalisti, non ci credo, naturalmente. Arriviamo a pensare a come ha ragionato la Juventus.
al di là del fatto che secondo me tra poco ci cominceranno a martellare con abbonamenti vari e della serie, attenzione perché vediamo 20 partite, dall'altra parte le briciole saranno altrove, per cui si perde il campionato, qualcuno perde il campionato, ma si acquisisce questa nuova competizione, a qualcosa bisognerà rinunciare, no? Ci pensavo questa mattina, perché c'è campionato, le varie coppe, Coppa dei Campioni, Supercoppa, questa Europa, caspita si chiama, ce n'è di roba a cui giocare, no? Poi è anche vero che naturalmente in campionato non si potrà fare a meno della Juventus, del Milan e dell'Inter, perché sono le squadre che trainano. Per cui questa è la prima. La seconda considerazione mi aveva un attimo preoccupato, non preoccupato, ha fatto riflettere questa somma importante di cui le squadre una tantum dovranno essere destinatarie. Ho detto basta, nessun pasto è gratis. Poi questa mattina mi è parso di capire si possa trattare di un prestito, anche se importante, anche se che, appunto, nessun pasto è gratis. Dunque, volendo un attimo fare un ragionamento definitivo, la Juventus a questo punto lotta per la zona Champions, lo scudetto ce lo possiamo scordare quest'anno, però che problema c'è? Che tu entri o non entri, dalla prossima volta chiaramente ti giochi un'altra competizione, no? Perché se, come ha detto la UEFA, le squadre che partecipano alla Superlega non giocheranno la Coppa dei Campioni, il problema è risolto. E i soldi che non prendi perché non sei passato, non hai passato il turno, li prendi dall'altra parte. Per cui una sorta di rilassatezza potrebbe essere, no, giustificata da questo tenore di pensiero. Oggi leggevo un'altra dichiarazione di Pirlo, l'avvocato, no? Cioè, Andrea Agnelli ci ha parlato oggi della Superlega. Ma veramente noi, passatemi il termine, dobbiamo bere queste cose da anello al naso? Cioè davvero noi davvero dobbiamo credere a queste, al fatto che, come giustamente tu, Ezio, hai detto, se ne parlava da tempo, poi arriva la, come dire, il gavettone, no? Il famoso gavettone, il pallone pieno d'acqua che ti lava completamente. No, ma Massimo, scusami, Massimo, perdonami. Prego. E perdonami anche tu, Daniel. Figura, ma io sono veramente, ma ributtante, ma occorre veramente avere la faccia come il fondo schiena anche da parte di certi personaggi che con il calcio nulla hanno a che spartire. Tutto questo profluvio, questi fescennini elevati ai valori, all'onestà, al romanticismo, no, al sogno degli, infanti o degli infantini, scusami, quando, ma proprio da personaggi di questo lurido paese in cui tutto è corrotto, non c'è un centesimo che non sia passato attraverso la mafia, in cui il merito è totalmente dimenticato perché non c'è un concorso che non sia truccato, non c'è una posizione di prestigio che non sia appannaggio degli amici, degli amici degli amici, ecco. Non c'è un posto dove il politico più pulito alla rogna, dove se non conosci il cardinale, il ministro o il finanziere di turno, devi avere tre lauree forse per accedere a un concorso truccato da bidello, e io devo sentir parlare di valori, di romanticismo. Ecco, hai detto, guarda, hai detto, bravo, hai detto, scusami Ezio, esattamente. I sogni rubati ai bambini. Hai detto la cosa giusta. Ma vanno tutti a spalare il mare con il secchiello, sperando che il mare in quel momento sia particolarmente inquinato. Hai identificato, allora, noi siamo, purtroppo, il mondo del calcio, il mondo politico, tutta una serie di, in generale l'Italia ha questa forma di strana solidarietà di facciata, no? Nel senso che ora si minacciano azioni a riguardo, Daniel, non ti preoccupare, intanto hai immagazzinato un po' di dati. Ci troviamo di fronte sempre, già saltato, Massimo, a dichiarazioni di circostanza anche patetiche, no? Nel senso, mamma mia, si uccide il primo, chiaramente la prima riflessione potrebbe essere, vabbè, le squadre con merito non ci entrano, però signori, dai, cioè veramente,
Guardiamoci intorno. Sarà il caso di fare chiarezza poi su un sacco di cose che di questa cosa pochissimi hanno capito ancora meno. Cioè, uno dei pochi giornalisti che ha capito come funzionano le cose è Franco Ordine e forse anche Pellegatti, ma in generale nessuno ha capito niente né del funzionamento di questa cosa né di come funzioneranno i campionati nazionali. Dopo ne parliamo. Sì, no, assolutamente. Finisco la mia considerazione, che è di una banalità estrema, no? Nel senso che alla fine ci si erge a paladini di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza, poi stringi, dov'è in Italia questo? Infatti prima ho detto in apertura che il calcio è la proiezione, è speculare a quella che è la società in generale, no? Agli atteggiamenti spesso ipocriti, tu hai usato il termine fariseico, è giusto ed effettivamente è così. Poi ci fermiamo per la pausa, volevo sentire Daniel e poi naturalmente anche voi via mail, sms e telefono. La grande prima serata del giovedì si chiama Azzurro Italia. Alle 20 su Top Calcio 24 e Tele Lombardia e dalle 20:30 su Top Calcio 24 e Antenna 3 ti aspettiamo con grandi esclusive, tutto il calciomercato delle big e molto altro. Non perdere l'appuntamento con l'unica trasmissione in grado di tenerti aggiornato su tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. La moviola dell'ultima giornata di campionato, il calciomercato, le grandi esclusive e le inchieste di Lunedì di Rigore ti aspettano con il direttore Fabio Ravezzani e tutti i suoi grandi ospiti il lunedì dalle 20 alle 23. Non perdere l'appuntamento con la trasmissione diventata un vero e proprio cult nel mondo del calcio. Allora, eccoci tornati. Prego Daniel, che problema c'è? La Juventus se non fa una cosa fa l'altra, i soldi li prende lo stesso. E mi almeno questo è un ragionamento molto 2 più 2 fa 4 da bar, no? Faccio un ragionamento da bar, che sicuramente le cose sono molto più complesse, ma non molto diverse, no? Nella sostanza. Prego Daniel. Ah, guarda Massimo, mi verrebbe da dire da un lato la corda che ci tiene, dall'altro il filo che si spezza e dove andrà la barca che ancora all'ancora ormeggia, perché chiaramente il mio cuore è diviso. Io capisco perfettamente il discorso di Ezio, senza nessuna retorica e soprattutto senza nessuna ironia è uno degli interventi più difficili questi, nonostante ormai sia abituato a parlare con voi come sì, si parla. Sì, ma parliamo solo di calcio, Daniel, verba volant. Prego. Detto ciò, Massimo, io non sono sorpreso più di tanto, perché probabilmente noi del calcio siamo rimasti indietro anni luce. Questa situazione io la vidi nel 2000 nella pallacanestro, che come sai, per la quale sai ho lavorato a lungo. Nella pallacanestro, se i nostri amici andassero a guardare l'Albo d'Oro, nella stagione del 2000 noi abbiamo due squadre contemporaneamente campioni d'Europa. Una ovviamente la nostra squadra di Bologna, la Virtus Bologna, e l'altra mi pare che sia stato il Maccabi di Tel Aviv che superò l'Olympiacos, proprio perché ad un certo punto la FIBA non registrò il marchio Eurolega e a quel punto il marchio Eurolega se lo prese l'ULEB, che è esattamente una sorta di Superlega dei cosiddetti, mi piace chiamarli così ricordando il passaggio di un vecchio film, padri fondatori, ormai Juventus e le altre squadre Real Madrid possiamo chiamarli i padri fondatori di questa nuova competizione. Quindi nil sub sole novum, niente di nuovo sotto il sole, per dire alla Giambattista Vico, probabilmente il calcio è in ritardo. È chiaro che se io debba vivere la mia vita parallela come un nostalgico, come un romantico, mi attacco con gli artigli, con le unghie o con il Bostik, fate voi quello che più vi piace, a quelle due Coppe dei Campioni vinte nell'85 e nel 96. Però bisogna guardare avanti, come hanno fatto gli amici della pallacanestro e come aveva detto anche un signore che forse di calcio, seppure in maniera ruspante, ne capiva. Alludo ovviamente a Costantino Rozzi, che nel febbraio del 79 dichiarò che ben presto ci sarebbe stato un super campionato con le grandi squadre e sarebbe rimasto un campionato italiano, tra virgolette,
dei poveri. Quindi devo dire che non vedo nessuna novità, se non, come diceva prima giustamente Ezio, questo silenzio degli innocenti, mi verrebbe dire con un punto interrogativo tra parentesi, e questi ignavi ai quali ricordo che fama di loro il mondo esser non lassa. Scusate ragazzi, ma con queste citazioni dotte mi viene veramente da spostare il livello un po' più basso, perché devo citare qualcosa di grezzo imparato negli anni su quello che è il mio percorso. Per non fare tolto a qualcuno, anche Colvinavil, vai, hai citato una serie di collanti, ci metto anche il Viravil, perché è sempre utilizzato. No, torniamo un attimo da Ezio, poi signori, rispondiamo, cercheremo di rispondere a tutti perché le mail sono tante. Ho visto queste grandi minacce, leggevo queste grandi minacce, faremo le cause, però se qualcuno è in grado di farsi un campionato per i fatti propri, giocare, poi gli incriminati, meno male che non c'è solo la Juventus, attenzione, ma c'è Inter, Milan e Juve, per cui diventa difficile per gli anti-juventini dire la Juve ammazza il calcio, diventa molto difficile perché sono anche altre le squadre coinvolte nel malaffare o nel buon affare. Però è vero che alla fine in questa palude qualcuno un sasso lo doveva buttare, e quindi in automatico arrivano queste minacce importanti anche da parte di uomini politici, Boris Johnson, Macron, che hanno detto qui. Io non devo dire che alla fine abbiamo qui il sentore vero che il calcio è molto più importante rispetto a quanto qualcuno farà apparire, forse la terza industria italiana. Prego Ezio. Ma il punto è questo, guarda, la minaccia, così come l'insulto, per non trascendere poi allo stadio finale peggiore, che è quello della violenza, sono espressioni, modalità tipiche di chi non ha argomenti, oppure sa che quelli di cui dispone sono assolutamente fragili, inconsistenti, carta di riso. E tutto quello che è stato detto in termini di, appunto, minaccia, lascia esattamente il tempo che trova, perché non poggia su alcun fondamento reale. Anzi, denota una sorta di questo delirio vaniloquente. Denota peraltro una arroganza, una distorsione di quella che è la realtà, in vero preoccupante, nel senso che le squadre, segnatamente le società per azioni, sono proprietarie di se stesse. La UEFA e la FIFA non sono proprietarie di nulla. Nulla vieta nel nostro ordinamento che le aziende possano associarsi, coagularsi in associazione o in qualunque altra forma consentita dalla legge. Anche perché, tra le altre cose, allo stato dell'arte, qualcuno di questi soloni, di queste unlus, devono spiegarci quale diavolo di reato sia mai stato commesso da chi ha firmato questa aderenza alla Super League. Ora, evidentemente, come sempre, è solo una questione di denaro, perché queste due associazioni non perdono un attimo nel richiamare valori che loro stessi hanno posto in spregio negli anni, perché ce le ricordiamo le favolette che raccontavano ai bambini su Byron Moreno, vogliamo ricordarci l'urgenza di giocare Galatasaray e Juventus su quel magnifico esempio di pittura agreste che era lo stadio del Galatasaray, vogliamo ricordarci quel processo in cui la stessa Inquisizione spagnola si sarebbe vergognata
che è stato consegnato agli annali come Porcopoli. Vogliamo parlare di come già solo questa conventicola di Manigoldi, questa cosca che è la Federazione Italiana Gioco Calcio, ha consentito che quest'anno venissero calpestate ogni più elementari norme di buonsenso, consentendo a ciascheduno di regolarsi esattamente a proprio piacere. È una questione di denaro, certo, ma non hanno capito, o lo hanno capito perfettamente, ma devono salvare la faccia, devono preservare la maschera, soprattutto devono conservare qualche piccola rendita di posizione, ma sanno perfettamente che con questa Superlega i veri destinatari dei denari saranno coloro che effettivamente creano valore nel sistema, e non questi piccoli centri di potere di gente tenuti in piedi da gente che di calcio capisce meno di una beata cippa. Tra l'altro, non a caso, voglio dire, questa reazione furibonda soprattutto nei confronti di Andrea Agnelli, perché nessuno se l'è presa, no, infatti, con il presidente del Real Madrid, con le proprietà di Inter e Milan, o con gli altri, o con le altre, o con quella delle altre squadre. Spiega anche in misura piuttosto ampia chi sia stato uno dei migliori promotori di questa iniziativa. Oggi però, Ezio, scusami. E spiega anche certi orientamenti, certe soperchierie vere e proprie che la Juve, al di là dei propri demeriti di campo, che ci sono e sono tanti, le soperchierie che ha dovuto subire in ambito europeo nel corso di questi anni. Il concetto è chiaro. Allora, nel senso di disparità di trattamento, Champions League che doveva essere riformata, ma fino al 2024, perché gli sponsor prima avevano firmato fino a quella data, l'analisi io la condivido pienamente. Quando la Poi scorsa... scusami Massimo, è concluso. Sì. Non è vero che le squadre, magari fosse vero, ma magari, mi concederei ad un pellegrinaggio in ginocchio sui ceci, fino a Santiago di Compostela. Non è vero che queste squadre vogliono abbandonare il torneo nazionale. No, la cosa meravigliosa invece è che, e questo in chi lo sa cogliere dovrebbe irritare ancora di più rispetto ad un abbandono, e che lo utilizzeranno per far giocare le seconde linee, per recuperare gli infortunati, per rimettere in forma quelli in un momento di appannamento. Lo useranno esattamente per il torneuccio che è, perché se tu devi giocare una volta alla settimana l'unica competizione che conta, è evidente che il torneuccio lo devi trascurare, è normale. All'acqua di rose, anche devi trascurarlo. Nulla ti tange sul piazzamento finale. E infatti è quello che ho detto prima. Adesso che problema c'è per la Juventus? Il titolo è... E Massimo, adesso devo andare in pausa, Daniel, perché ho 30 secondi. Poi ti faccio parlare per tutto il tempo che vuoi. Ci sono tantissime mail, per forza. Ci vediamo tra poco. Cercheremo di rispondere a tutti. Proviamo, quantomeno. Martedì, mercoledì e venerdì il grande calcio in prima serata ha un solo nome, QSVS. A partire dalle 20 su Tele Lombardia e Top Calcio 24, grandi esclusive, news, inchieste, tutti in retroscena del calcio mercato e molto altro. Le grandi firme dell'informazione e gli storici opinionisti ti aspettano per raccontarti tutto, ma proprio tutto sul mondo del calcio. Un posto in prima fila solo per te, non puoi mancare. Viola dell'ultima giornata di campionato, il calciomercato, le grandi esclusive e le inchieste di Lunedì di Rigore ti aspettano con il direttore Fabio Ravezzani e tutti i suoi grandi ospiti il lunedì dalle 20 alle 23.
perdere l'appuntamento con la trasmissione diventata un vero e proprio cult nel mondo del calcio. Eccoci tornati. Allora, le posizioni sono chiare. Mi sembra che soltanto gli anti-juventini siano piuttosto sfavorevoli alla creazione della Superlega, ma più che altro per antipatia personale. Guarda qui che cosa è successo, no? Però è vero che ormai il calcio è denaro e nel gioco delle parti ciascuno fa il suo. Sto dicendo la Juve che brilli per simpatia, così come non brilla la UEFA per simpatia, no? Però a un certo punto qualcuno dice: senti, ma sai qual è il problema? Che mi sono un po' stancato di vedere questo tipo di situazione. Tu hai parlato prima, Ezio, dei vari trattamenti, di sperequazioni, di una serie di atteggiamenti spesso e volentieri discutibili, sperando in un'equità maggiore. È vero che non entrano le squadre per meritano, ma un po' come il listino politico, pensateci un attimo. Una volta entravano in Parlamento, quindi in Senato, alla Camera dei Deputati, chi otteneva voti maggiori, no? Quindi faceva la sua campagna elettorale, aveva un grande consenso. Ora c'è il famoso listino bloccato, per cui 10 entrano tranquillamente, basta che riescano, insomma, a essere per tanti motivi inseriti. Quindi se tu dici: io non ho bisogno di fare questa grande campagna elettorale, sì, mi devono conoscere, ma se sono nel listino sono a posto. E prego, Daniel. Ma prima era una battuta, Massimo, visto che abbiamo parlato del torneuccio da Cortile, ti volevo semplicemente dire che il pallone ufficiale sarà il tuo Supertele. Ecco, lo puoi tranquillamente. Esattamente, lo prendo e lo porto, perché ce l'ho comprato per quello. Anche lì vedi che c'è sempre una sorta di filo conduttore. Anche sei io, sapevo. Io sapevo. La federazione mi ha chiamato e ha detto: studiati un pallone. Io gli ho detto: io ce l'ho il pallone. È il Supertele, quello della finale fra Cortili, di cui ti parlo spesso durante la Marcord. Prego, Daniel. Al di là poi di queste battute che lasciano il tempo che trovano, io vorrei sottolineare due cose prendendo spunto dalle parole di Ezio. Cioè, la prima è che effettivamente la Juventus ha subito sempre un po' troppo dall'UEFA. E questo lo dice la storia, non lo dico io, l'abbiamo citato tante volte. Adesso sarebbe puerile andare a snocciolare uno dopo l'altro gli episodi che hanno visto la Juventus vittima. Spesso siamo stati vittime di noi stessi, questo c'è da dire, ma tante volte siamo anche stati vittime di arbitri incapaci e soprattutto dei silenzi che hanno fatto comodo, silenzi non solo da parte delle autorità, ma silenzi anche da parte della stampa, che laddove c'era da rivendicare un presunto contrasto Giuliano Ronaldo se ne sono fatte le interrogazioni parlamentari, se ne parla tutt'oggi. Quando ci sarebbe da parlare di un rigore su Jugovic dopo 30 secondi ci si dimentica facilmente, perché tanto di mezzo c'è la Juventus. Però è la Juventus che tutto sommato non ha avuto coerenza nella sua stessa assuefazione, nel senso che si è assuefatta un po' troppo presto, quando stava per aprire un ciclo in Europa, e alludo agli anni 80, perché la Juventus, non dimentichiamoci mai che dopo la funesta Coppa dei Campioni 85, nell'86 aveva una grandissima opportunità di replicare quel successo sempre macchiato di sangue, perché in quella stagione bastava battere il Barcellona per poi ritrovarsi in semifinale con Göteborg, Steaua Bucarest e Anderlecht, ma si pensò bene per questi danni alla storia, l'ultimo respiro contro la Roma. Ecco, questa assuefazione è avvenuta un po' troppo presto, ci si è accontentati, così come nel 96, quando dopo il successo di Roma e la potenziale opportunità sull'onda dell'entusiasmo, sull'onda direi anche del copia e incolla del Milan di berlusconiana memoria, si è preferito puntare sempre, come dice Ezio, uso le sue parole tra virgolette, su questo torneuccio, e lì la sua fazione non l'abbiamo mai sentita. Questo è un po' il nostro peccato originale, che non ci consente di vivere nell'Eden, in questo paradiso terrestre calcistico. Però quindi chiedo a entrambi, a Ezio e a Daniel, benvenga questa Superlega a questo punto, no Ezio? Ma sono favorevole da tutta la vita, e tu che bene mi conosci lo puoi testimoniare, Massimo. Sì. Guarda, il calcio, per come la pandemia è stato un acceleratore ed è stato un fattore anche imponderabile, che però ha
avvicinato dei più lungimiranti la sensibilità di un altro evento che ti ho profetizzato in tempi non sospetti. Cioè, il calcio in Europa per minor numero di praticanti, perché i ragazzi e i ragazzini sono sempre più attratti da sport, diciamo, più eleganti, da sport mediamente anche più remunerativi, ma soprattutto sono totalmente allineati a quello che è stato, come dire, quella che è stata l'influenza di questa società negli anni, cioè il produrre una sorta di solipsismo, tale per tale per cui anche il ragazzino che segue il calcio non segue tanto la squadra quanto il campione. Ma no, certo. O qualunque maglia il campione vesta o cambi nel corso della sua carriera. Quindi un minor numero di praticanti, una minor attrattiva, perché uno dei grandi errori storici che queste due associazioni filantropiche hanno commesso nel tentativo di aumentare gli introiti è stata, che poi si è ritorto contro, è stato un serpente che si è mosso la coda, è stato quello di aumentare il numero delle partite. Peccato che aumentando il numero delle partite, le partite aumentate sono partite normalmente di livello medio, infimo, scadente, ributtante, facendo giocare le squadre così tante partite è obbligato le squadre ad attrezzarsi con rose estremamente pingui, hai obbligato ad accorciare le preparazioni estive, hai aumentato i rischi di infortuni, hai fatto giocare e fai giocare le squadre in orari improbabili a seconda delle stagioni, in posti vergognosi, così come il quale io definisco il Qatar, il luogo deputato a ospitare Mondiale. La prossima rassegna iridata delle squadre federali. Hai innescato un meccanismo assolutamente perverso, per cui l'aumento dei costi, i danni che sono stati prodotti non sono stati minimamente compensati dal beneficio, tant'è che il valore, parliamo anche solo del nostro torneuccio, della Serie A nel tempo è costantemente diminuito, perché lo spettacolo, l'intrattenimento, perché ormai il calcio, piaccia o non piaccia, è diventato intrattenimento, e l'intrattenimento ha come sua pietra angolare la qualità e non la quantità. Aumentare solo la quantità a discapito della qualità ha allontanato il pubblico. No, l'analisi io la capisco perfettamente, Ezio, cioè hai fatto un'analisi lucidissima su quello che è il su questo è stato non il declino, ma il voler saturare, no? Nel senso, tante competizioni, sei stato molto chiaro. Ed è vero che anche qui, Daniel, tu prima hai detto nel 79, ma io ti dico nel 2021, che probabilmente domani l'uomo volerà perché si riuscirà a combattere l'effetto gravitazionale. Faccio questa battuta, no? Nel senso che non darei troppo peso alle dichiarazioni profetiche, anche se sono lungimiranti. Però quello che mi lascia davvero interdetto è che pensavano tutti quanti che questa cosa non potesse capitare. E quando la torta ci hanno tutti il naso dentro, e guarda, è difficile, si scatenano veramente amicizie neanche troppo recondite che prendono delle posizioni. Hanno preso delle posizioni i segretari di partito. Ve ne rendete conto? Aspetta, volevo Massimo, sentire Daniel. Massimo, scusami, però cioè, qui o non lo dicono o non lo vogliono dire o temono di doverlo dire, ma la verità vera è che un altro anno come questo, vale a dire, avrebbe mandato in rovina, certo. Senza
pubblico, o anche solo con un quarto, e già esagero, con un quarto di pubblico negli stadi, significa che il baraccone chiude, certo, fallisce completamente, certo. Perché se in Italia, qui a Banana Republic, le regole venissero rispettate, e se domani partissero le iscrizioni per la Serie A, le squadre che potrebbero iscriversi, forse, e dico forse, si conterebbero sulle dita di una mano. E a nulla vale che qualcuno venga a raccontarci la storia del nostro indebitamento. Il nostro indebitamento riguarda, tra le altre cose, a prescindere da alcuni errori di mercato, riguarda fondamentalmente la creazione di un patrimonio immobiliare solido, che di per sé è già una garanzia in confronto a squadre, e mi riferisco alle milanesi, anche blasonate, che il cui unico patrimonio forse è il centro d'allenamento e il capitale, e lo virgoletto, è il capitale giocatori e null'altro, perché questo è il quadro, certo, assolutamente. L'abbiamo detto anche altre volte. Vado in pausa, poi Daniel, perché è stato quasi silente. A tra poco. Prima serata del giovedì si chiama Azzurro Italia, alle 20 su Top Calcio 24 e Tele Lombardia, e dalle 20:30 su Top Calcio 24 e Antenna 3 ci aspettiamo con grandi esclusive, tutto il calciomercato delle big e molto altro. Non perdere l'appuntamento con l'unica trasmissione in grado di tenerti aggiornato su tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. Martedì, mercoledì e venerdì il grande calcio in prima serata ha un solo nome, QSVS. A partire dalle 20 su Tele Lombardia e Top Calcio 24, grandi esclusive, news, inchieste, tutti in retroscena del calcio mercato e molto altro. Le grandi firme dell'informazione e gli storici opinionisti ti aspettano per raccontarti tutto, ma proprio tutto sul mondo del calcio. Un posto in prima fila solo per te, non puoi mancare. Eccoci tornati. Bene Dani, abbiamo sentito giustamente le posizioni, riassunta molto bene la situazione di quello che è lo specchio italiano, che non è soltanto il calcio, ma come coppia carbone ci sta naturalmente anche per tutto quello che non è calcio, no Daniel? Assolutamente, io insisterei molto sul discorso della qualità piuttosto che della quantità. Io devo dire che ultimamente, per quanto la passione rimanga viva in me, perché comunque il calcio è qualcosa che ha fatto parte e farà parte sicuramente della mia vita, devo dire che alcune partite davvero sono ai limiti della sopportazione nel poterle vedere, veramente spettacoli. Ezio poi certamente anche con il suo sarcasmo che non guasta mai, che definisce in maniera estremamente severa, però dico davvero che alcuni spettacoli sono raccapriccianti, ecco. Tanti parlano di una ripetizione di sfide, che sarebbe bello vederle una tantum, ma chiaramente io credo che comunque il tifoso, cioè, perché poi oggi anche a livello televisivo non si guarda più che cosa sia meglio produrre o fare, ma si deve guardare che cosa sia più necessario per il pubblico, perché questo poi attiva una catena senza fine, a cominciare dagli sponsor e per continuare con coloro che si abbonano a queste piattaforme che diventano sempre più. Mi è piaciuto molto il tuo cappello di presentazione, Massimo, riferito anche al discorso Sky, che prima mi hai dato del silente, giustamente dico anche Sky è rimasta certo, silente. Vabbè, ma probabilmente perché qualcosa era nascosto, qualcosa era nell'aria a tutti gli effetti. E detto ciò, Massimo, io sono sempre più convinto che non solo la vita, come ha scritto qualcuno, vada capita all'indietro ma vissuta in avanti, ma sono anche convinto che la vita, forse non arriviamo a quella spericolata di Vasco Rossi, debba sempre avere nuovi stimoli, debba accettare i nuovi contesti e debba soprattutto essere pronta a vincere nuove sfide. Questa è una nuova sfida. Noi spesso l'uomo è ancorato con le unghie, con gli artigli alle tradizioni, ha sempre temuto questo cambiamento, e forse per molti
lo dico senza condanna, lo dico anche con un filo di tenerezza, di dolcezza, questo cambiamento epocale potrebbe in un certo senso far sfumare quelli che sono i sogni infanti, come li definiva Ezio. Però altrettanto vero che il mondo va avanti. Il mondo del basket lo ha capito 20 anni fa, come ho detto prima. Non ho voluto assolutamente, senza nessuna presunzione, fare una lezione cestistica, nonostante io come commentatore nasca dal basket, come molti sanno. Ma è stato così. Quindi se è uno sport che sicuramente ha tanto da prendere nel calcio, ma anche tanto 20 anni fa, lasciamoci un po' alle spalle le tradizioni, perché poi comunque le memorie dentro di noi ci saranno sempre, ci aiuteranno a vivere e risorgeranno continuamente, non saranno quelle a mancare, ma il mondo deve adeguarsi ai tempi, agli spazi e alle situazioni. Il mondo deve adeguarsi. Daniel, scusami, ma è assolutamente vero quello che stai dicendo, lo condivido in toto, non dimenticando però che il mondo del basket, e tu lo sai perfettamente, è il tessuto connettivo nel quale agisce il basket, è culturalmente di 3 spanne superiore a quello in cui sguazza malamente il mondo del calcio. Poi, detto questo, questa romanticheria crepuscolare per cui l'attesa del piacere, essa stessa il piacere, è una delle corbellerie più grandi che io abbia mai sentito, perché io preferisco viaggiare tutti i giorni in Bentley che 3 mesi in 500 per poi posare le mie pregiate natiche su un'automobile vera. Non c'è al bello, non c'è assuefazione, al limite ce l'ho stupore del bello. Ora però, scusami Ezio. Uno stentagliano sì, stupore del bello. Faccio un attimo, una considerazione musicale, visto che ci sono tanti amici che seguono la musica, che ha portato poi a un po' di overdose, no? Allora, nel senso che noi, però attenzione, non è una critica, noi parliamo di sfide, che sei tu che Daniel hai detto bisogna adeguarsi ai tempi, io aggiungo, bisogna adeguarsi ai tempi supplementari che è necessario per capire in alcuni momenti. Non tralascio, visto che siamo su una TV, anche su un gruppo importante, considerazioni su quella che è stata la rivoluzione famosa del digitale terrestre, che avrebbe dovuto dare grandi opportunità alle televisioni, in realtà ha creato all'italiana una gran confusione. Che la famosa overdose, no? Dunque, chi ama e segue la musica da tempo sa perfettamente che originariamente i supporti musicali erano i famosi analogici, supporti analogici che erano il disco in vinile, la cassetta stereo 7, la cassetta stereo 8, che è durata non moltissimo, per chi ha qualche anno in più si ricorda che era un cassettone da portare dietro, schiacciavi, potevi ascoltare il primo disco, la seconda traccia, la terza traccia, è durata poco. Poi poco per volta è arrivato il CD musicale, che tutti dicevano Massimo, perdonami, non c'erano anche le cassette CRO2 o qualcosa di questo genere? Non ti che voglio una qualità superiore. Sì, però quelle erano cassette da registrazione, il famoso cromo. Io parlo proprio dei supporti su cui venivano registrate le canzoni, per cui dici la casa discografica stampava il disco e stampava le due musicassette. Infatti vedevi, c'è anche su stereo 7 e stereo 8. Poi negli anni, lasciamo, tralascio i formati che non hanno avuto il successo che meritavano o perché non lo meritavano, quindi DCC e altri mini disc, arriviamo al famoso CD. No, vado così, non velocissimo, ma così riusciamo a capire qual è il, secondo me, il senso. Si sente benissimo, soppianta il vinile, tutti dicono ma chi se ne frega, ormai molti, le grandi aziende dismettono gli impianti di stampaggio, le matrici, perché tanto non andrà più. Attenzione. E tutti vanno su questo nuovo supporto che in realtà è piccolo così, è un insieme, è un flusso di numeri, ma suona molto bene. È vero. Poi c'è un altro passo successivo. Arriva la cosiddetta musica liquida, no? Cosiddetti streamer, per cui tu con i vari Spotify, Tidal, ti connetti a un server. E vi tralascio la parte relativa all'MP3, no? Dove tu hai una serie di compilation che stanno in una chiavetta, la faccio breve perché se diventa veramente una confusione totale. Arrivano i cosiddetti streamer che tu connetti
e hai un mare di musica da ascoltare. Tu puoi ascoltare tutta la musica che vuoi, puoi sentire dal primo disco dei Rolling Stones all'ultimo degli Ultravox, no? Puoi fare quello che vuoi, però qui comincia la confusione, no? Alla fine la gente dice, sì, ma io, ok, e il disco? Fanno marcia indietro. Il vinile comincia a recuperare perché ci sono i famosi, come dire, nostalgici, no? Attenzione, qui non è questione di essere nostalgici o meno, ma di dire a me piace quel formato lì perché io voglio vedere, poi a voi le considerazioni, il disco lo voglio aprire, voglio sentire l'odore, voglio sentire la puntina che gracchia sul solco, ok? Cosa impensabile 30 anni fa, perché era dato per morto un formato, ma soltanto in Piemonte stanno nascendo fabbriche che stanno stampando i vinili, i nuovi gruppi stanno stampando su vinile, il nuovo disco Rinnegato Zero è stato stampato a Domodossola, pensate, nella Val d'Ossola, dove c'è un signore un po' più giovane di me che ha detto io voglio fare i vinili, non riescono a stare dietro agli ordini, adesso il CD, questo formato del futuro non c'è più, e la confusione regna sovrana fra chi alla fine non sa che streamer scegliere. E io leggo delle discussioni assurde, ma se campioniamo a 128, a 141, ma che cosa succede? Ma poi alla fine vorrei dire a questi signori che hanno già una certa età, guardate che alcune frequenze il nostro orecchio le perde, quindi anche se tu campioni a 380 non senti probabilmente tutte le informazioni che ci sono sul disco, perché il tuo orecchio non te le fa sentire. Allora, la mia paura, vista che questa confusione porta al rifugium del vecchio vinile che dà qualcosa di sostanza in mano, io non vorrei, ma per pura così, no? Trovarmi in un'overdose da calcio, come ci siamo trovati poi in un'overdose di canali sul digitale terrestre, dove c'è chi vende macchine da cucire, c'è chi vende materassi, ci sono quelle che dicono chiama che vedrai che cosa ti succede, 899, c'è di tutto, ma alla fine non c'è niente che va bene, no? E allora io dico, domani occorrerà fare delle scelte, no? Io ho tenuto i miei 10.000 dischi, 9.000 quanti sono, con qualcuno che mi diceva, tu sei un fesso, vendili, no, se li vendo adesso, probabilmente riesco a farci qualcosa, ma non li vendo, perché c'è un certo culto. Allora dico, ma domani non ci troveremo un'overdose fra campionatuccolo, Superlega, perché penso rimanga anche l'Europa League, cioè, che cosa non succederà? Arriveremo a questo a dire, ma guarda qua, oh ragazzi, come adesso si stappano, adesso arrivo Ezio, si stappano bottiglie di champagne quando lo share è del 5% e hanno fatto 1.800.000 ascoltatori, cioè cosa, ed erano altri tempi, che nei tempi remoti, vabbè, se ne facevi 5 milioni con i grandi sceneggiati eri davvero fuori strada. Non vorrei che ci si trovasse veramente in una confusione totale, perché poi questo è il rischio di non affidarsi ai tempi supplementari, perché poi arriverà il momento in cui è il caso di riflettere su quella che è la corsa troppo veloce. Questa è una mia banale considerazione. Prego Ezio. Ma guarda, io non credo all'effetto saturazione, innanzitutto perché come sempre c'è libertà di scelta, ognuno può decidere di guardare quello che vuole. Intanto l'importante è poter guardare quello che vorrebbe guardare, poter guardare. Allo stato dell'arte, se uno volesse vedere tutte le partite, dovrebbe disporre, quindi spendere, bravo, su almeno tre piattaforme diverse, e questa è un'incongruenza. Credo assai poco romantica, esatto, che faccia assai poco bene al calcio, agli infanti e agli infantini. Quanto all'effetto, alla multiproposta, io ritengo che la Superlega invece raccoglierà, andrà a pescare e si allargherà in un bacino d'utenza, raccogliendo anche spettatori che prima non c'erano. E mi spiego meglio. Sì. Mi spiego meglio. Una competizione che mi offra costantemente partite di qualità, sì, a,
prescindere dalle questioni professionali, io appassionato di calcio e non di quel di quella parodia che propone il torneuccio italiano, io appassionato di calcio le partite le guardo tutte. Perfetto. Le guardo tutte a prescindere che la squadra che mi sta a cuore sia in campo o meno. Le partite della UEFA Champions League, quella che è l'ultima edizione, ma io le guarderò tutte, ovviamente, dai quarti, sì, alle semifinali. No, Ezio, sei stato chiaro. Il punto è che invece, con tutto il rispetto, e sottolineo con tutto il rispetto per le squadre che sto nominando, a meno che non abbia curiosità particolari, e allora mi interessi vederle quelle due volte prima che affrontino la Juve, ma non me ne può fregare di meno di vedere Spezia, Crotone, magari a te. Benevento, Cagliari. Aspetta, Ezio, un attimo, voglio sentire Daniel, perché adesso Daniel deve salutarci. Prenditi anche 4 minuti, poi il Lucchetto. Secondo te, ma poi lo proseguiamo, sì, così. FIFA e UEFA, in questo caso UEFA Champions League, si faranno da parte con tranquillità? No, assolutamente. Perfetto. Massimo, alla fine troveranno un accordo. Io ti ho fatto l'esempio d'accordo del basket, okay. E perdonami se sono insistente, perché oggi mi sia fossilizzato su questo concetto, perché probabilmente avremo delle situazioni paradossali, avremo situazioni pirandelliane, degne del miglior Mattia Pascal, quindi della serie... se sono Mattia Pascal o Adriano Meis, che poi è sempre la stessa persona per chi ha letto questo meraviglioso libro. Probabilmente questo lo vivremo, soprattutto nella stagione prossima, se veramente sarà così. Io non credo che partiremo dall'agosto del 2021, ma secondo me partiremo dall'agosto del 2022, perché c'è il problema arbitri che non va sottovalutato. Esatto, anche lo ebbe anche il basket si affidò tra gli altri alla Monica, che era un noto arbitro del basket molto bravo, che però era alla fine di una carriera. Già si parla di Orsato che possa passare a quest'altra federazione, quindi ritengo più probabile che si possa partire dall'agosto del 2022. Massimo, permettimi di concludere con un paio di cose, visto che avete messo tantissima carne al fuoco. Tu hai parlato di tempi supplementari. A me stanno anche bene i tempi supplementari, purché non sia l'attesa di Godot, come ha fatto un allenatore che non si capisce ancora per quale motivo ha atteso i supplementari fino a quando il Real Madrid non ha trovato il calcio di rigore che ci ha sbattuto fuori dalla Champions League e ha cancellato una prestazione memorabile della nostra amata Juventus. Poi, per quanto riguarda le memorie e i ricordi, io sono uno di quelli che rimpiange ancora la squadra del tuo cuore ha vinto, brinda con un noto liquore, non ha vinto, auguri di miglior fortuna. Ma questo ovviamente è anacronistico e rimane soltanto nel mio cuore. Bene Daniel, noi ti ringraziamo, abbiamo anticipato. Sono io che ringrazio voi, è stata una chiacchierata bellissima. Grazie. Due minuti, magari leggo qualcosa, visto che sono tantissime naturalmente le mail, che qualcuno dice vinile, ma non c'entra niente con l'emozione dello spettacolo, però uno spettatore, vedresti alla TV allo stadio Real Madrid dove Crotone non c'è paragone. Io l'ho detto che non sono d'accordo, caro Atroz, come ti dici, sulla Superlega. Non ho detto questo, ho parlato, ma probabilmente, ma chiedo conforto ad Ezio, a Daniel, mi sembra di essermi espresso.